Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per questa, insomma, scena pietosa quale sono, perché negli ultimi giorni, vabbè, lo sapete, eccetera, eccetera. Anzi, vorrei ringraziarvi perché sia sotto l'ultimo video sia su Facebook, davvero mi avete dato una forza che nemmeno immaginate. Siete state davvero troppo, troppo dolci. Boh, davvero sono troppo fortunata ad avere le mie iscritte perché sono le migliori del mondo. E prima di iniziare col video, volevo salutare Jessica, Meridiana, Marlene e Federica. Spero di non aver dimenticato tutte. Sì, spero di non aver dimenticato tutte. Spero di non aver dimenticato nessuno. E se anche voi magari volete essere salutate nel prossimo video, fatemelo sapere nel commento. Io vi mando un bacione enorme e niente, mi fa piacere che vi piace. Sto fatta che io vi saluti e anche io ci tengo tanto. Scusate che tengo questo tuffo. Un po' pazzerello, comunque, situazione personale, non lo so ancora come sto, non so se le cose cambieranno in meglio o in peggio, vi terrò aggiornate. Allora, bando alle ciance, volevo farvi vedere la My Beauty Box del mese di febbraio. Io ho potuto riceverla, io ho potuto provarla, comunque me l'ha mandata l'azienda e niente, comunque ve la faccio vedere. Se siete interessati ad abbonarvi 14 euro al mese, lo sapete come la Glossy e come tutte le altre. Comunque è arrivata prima dentro questo scatolo, c'era questa e la confezione è troppo troppo faiga perché qui vabbè fucsia e nera, cioè non so se potete capire se mi piace o meno il fucsia. Poi si apre così. C'ha sì, la cosa e niente, si apre. Poi però inoltre si apre anche così. È troppo bella sta confezione dentro fucsia, bellissime davvero. Cioè, mi abbonerei a tutte quante solo per le scatole, già solo per le scatole. Poi all'interno, beh, ci sono varie carte, insomma, che descrivono tutti i prodotti che c'erano all'interno. Poi qui c'è, vabbè, un'offerta di un soggiorno da qualche parte, anzi a Ischia, che se avessi soldi ci andrei. Poi vabbè, sostieni l'Ente Nazionale degli Animali e altri depliant di queste creme di Ischia. Poi vabbè, qui giustamente ci sono tutti i depliant dei prodotti che c'erano all'interno. Quindi, bando alle ciance, il contenuto della box era questo. Però pensate che oltre a quello che ci doveva uscire, a me hanno mandato anche un prodottino in più che non mi ricordo assolutamente cosa ho scelto, perché ho la cappa di merda e non mi ricordo. Scusate, non vorrei farvi vedere il disordine. Allora, prima di parlare volevo dirvi che volevo farvi sapere che comunque fine settimana prossimo, ovvero il 12 e 13, sarò 2 giorni a Roma. Quindi magari se qualcuno è di Roma ci mettiamo d'accordo e ci vediamo, non lo so, il venerdì o il sabato. Fate conto che arrivo comunque verso venerdì, credo verso mezzogiorno, e vado via il sabato, penso sabato pomeriggio. Comunque, fatemi sapere se qualcuno è di Roma e niente, così ci becchiamo, mi farebbe tanto piacere. Allora, di questa marca Milena Valentini. Che anzi c'è anche il buono del 45% se volessi acquistare sul sito. Comunque ci sono questi due sorta di campioncini. Aspettate che vi faccio un po' vedere meglio. Sorta di campioncini che in realtà uno è di 12 ml, uno, cioè sono entrambi di 12, quindi campioncini non sono, sono diciamo versioni prova. Ed uno è una crema anti-invecchiamento ed un altro è un siero setoso anti-invecchiamento. Per carità, cioè 20 anni sono tanti, però non credo che la darò a mia mamma. Ecco qui la crema. Ce n'è un po' comunque per essere provata, perché pensate che con campioncini che sono 2-3 ml ci faccio tante applicazioni, quindi questa si può benissimamente provare. E questo è il siero. Quindi niente, li proverà mia mamma e vi farò sapere. Io sono sempre lì a darle creme, creme e cremine, quella poi non si mette mai niente perché si scoccia e va pazienza. Poi l'unica, diciamo, versione normale è questo sapone, il mirtillo di Cavascura, crema e Cavascura di Ischia.
questo qua, e dà un odore bellissimo, non vedo l'ora di utilizzarla. Questa qui, insomma, è la versione grande. Poi, anzi, vi lascio così. Della Veleda ci sono tre prodotti, sì, dovrebbe essere questo che ho scelto io. E uno una crema fluido trattamento nutriente, non so per cosa però, se per il viso o per il corpo, non lo so, da 20 ml, ed un altro è un doccia cremosa all'oliveto spinoso. La Veleda so comunque che è una marca abbastanza buona, cioè sì, è una marca buona, e non vorrei dire cavolate, però mi pare naturale, io non me ne intendo, per carità, non mi uccidete. Comunque ci sono questi due campioncini che sono da 20 ml e non sono pochi. Più che altro la crema non è poco, 20 ml, forse la doccia cremosa sì, perché comunque io sono tipo che mi spalmo, no? Piena di doccia, comunque vabbè. E poi c'è questo qui, sì, che ho scelto io, credo, ed è latte detergente comfort della Vidi, della Veleda, che è 10 ml, è piccolissimo, però vabbè, lo proverò e vi farò sapere. Questo qua. E in ultimo, ma non per importanza, c'era sempre di questa marca di Ischia, crema idratante viso all'acqua termale ed aloe vera, molto molto carina. Quindi sono stata veloce, non vi ha annoiato, questo era il contenuto della My Beauty Box. Devo dire che non mi ha fatto saltare di gioia, sono sincera, e nemmeno ad altri ragazzi ho letto, però ci sono state altre box molto molto più carine. Io niente, fatemi sapere se voi l'avete, se voi siete abbonati e cosa ne pensate. Scusate se sono in un aspetto pietoso. Allora, quindi niente, fatemi sapere a parte di cosa ne pensate della mia beauty box. Poi se magari qualcuno anche di Roma è a tempo che ci becchiamo, non faccio un incontro perché non sono nessuno, tra virgolette. Cioè, vabbè, ho vergogna di fare queste cose ufficiali. E niente, io vi lascio. Un bacio, ciao!